Gentili telespettatori, eh, benvenuti nella nostra consueta trasmissione L'altra voce. Vogliamo ricordarlo per qualcuno che si fosse sintonizzato in questo momento che l'altra voce è una trasmissione diversa dagli altri ed è a cura eh, di quello che è un comitato di pastori delle chiese evangeliche eh, della Campania in modo particolare della zona di Napoli. Veniamo a noi la trasmissione di eh, questa puntata continua su quella che è la figura di Gesù per quanto riguarda, riguarda l'Antico Testamento. Avevamo preannunziato questa trasmissione che parla della testimonianza profetica di Gesù nell'Antico Testamento. Ma prima di proseguire la trasmissione vi presento ancora i servitori intervenuti. E abbiamo sulla mia sinistra c'è Marcello D'Ambrosio, il pastore Marcello D'Ambrosio, Michele Romeo e Antonio Romeo. Se me lo domandate sono anche fratelli in carne, meglio che ve lo dico, trovate lo stesso cognome, quindi sono anche fratelli in carne. Allora, entriamo subito nell'argomento che più ci sta a cuore, stiamo parlando quindi di Gesù nel tema la Bibbia per tutti. Andremo eh, in questa puntata di questa trasmissione a verificare alcuni punti profetici dell'antico, chiaramente poi eh, manifestati con la venuta di Gesù. Mi rivolgo subito al nostro Marcello. E Marcello, vuoi dirci qualcosa su quello che riguardano le profezie della città di Bethlehem e anche la strage degli innocenti troviamo delle eh, profezie nel, nell'Antico Testamento che riguardano sia la nascita e, e poi la strage appunto degli innocenti. Quindi in pratica i, i primi eventi che riguardano la persona di Gesù e siccome sono eh, pochi versi, vorrei leggere in Michea 5 capito, verso 1 è scritto ma da te, o Betlemme frata piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Per cui questa profezia che eh, stabilisce proprio eh, la città Natale di Gesù e eh, anche l'origine divina di Gesù stesso. Quindi queste profezie importanti, fondamentali, sia perché sono l'annuncio del Salvatore, di colui che sarebbe nato, ma sia perché importanti, perché per la nazione di Israele avrebbero dovuto poi essere riferimenti di identificazione, di riconoscimento per la persona stessa di Gesù Cristo, quale poi non sa noi sappiamo eh, non sia stato perché eh, gli eventi successivi dimostrano che Gesù non è stato eh, identificato con queste profezie, non è stato riconosciuto, per cui ecco, Dio ha parlato, ma gli uomini forse hanno poco investigato. Sono, uh, hanno capito poco le scritture. Poi per quanto riguarda l'evento successivo che è quello della, della strage, troviamo un, uh, un riferimento in uh, Geremia capitolo 31. Allora la Vergine si rallegrerà, ehm, no, al, al verso 15 così parla l'Eterno, se udita una voce in rama, un lamento, un pianto amaro. Rachele piange i suoi figlioli e la rifiuta di essere consolata dei suoi figlioli perché non sono più. E qui eh, viene menzionata Rachele, che è diciamo, la madre rappresentativa dei figli di Israele, madre noi sappiamo di Giuseppe Beniamino, e Rama, che era la città diciamo, vicina a Betlemme, una città eh, alla quale Betlemme apparteneva. E quindi, ecco, profeticamente viene, ci viene detto che un lutto si sarebbe abbattuto sulla, su questa città, ad opera chiaramente del re eh, vigente eh, dell'epoca, del momento, e sappiamo i motivi, sappiamo la storia che eh, seguono la nascita di Gesù, che questa strage... Venne proprio perché il re nato, il re eh, profetizzato eh, e le profezie seguite appunto da quelli che erano attenti, come i maggi avvertiti eh, che andavano e eh, quelli che aspettavano questo evento, così invece il re si mosse in senso contrario eh, promuovendo questa, questa strage, abbattendo tutti i bimbi nati. Io coglievo eh, nelle parole di. Marcello, una realtà che molte volte sfunge, ma con tante profezie, e ne andremo a vedere solo poche qui, ma ce ne sono tante, perché l'Antico Testamento è pieno di profezie messianiche, quindi riferite al Messia, il fatto che un popolo che aspettava il Messia lo sta ancora aspettando. E questa è la perplessità, quando poi queste profezie sono state verificate, si sono avverate. Beh, prima di arrivare a una certa conclusione vorrei passare invece a Michele Romeo, sempre parlando di queste profezie, eh, ce n'è una, una espressione, la voce di uno che grida nel deserto, vuoi dirci qualcosa Michele? Sì, la meraviglia che poc'anzi eh, esprimeva il pastore Remo, in effetti è anche oggi la nostra meraviglia, ma la meraviglia di sempre, come si può rifiutare? il messaggio del Cristo. Però d'altronde abbiamo una risposta a questo. Gesù stesso ha detto che gli uomini amano più le tenebre che la luce. Però anche questa ha una motivazione e lui stesso glielo dice, perché le loro opere sono malvagie. Cioè la malvagità degli uomini, la cattiveria degli uomini spinge più a credere le menzogne che la verità. E Tante, tante volte noi ci, come credenti, come cristiani ci naspriamo nel cuore proprio perché vediamo che di fronte all'evidenza della parola di Dio gli uomini, le persone sono scettiche mentre poi di fronte alle fandoni, di fronte alle sciocchezze, veramente quelle più acclamate, eh, poi vediamo che le persone sono lì a bocca aperta perché eh, attraverso la malvagità ecco, si vuole credere più alla menzogna che alla verità. Nella parola di Dio, nella Bibbia mai abbiamo avuto tanti riferimenti circa la persona di Gesù. Gli eventi poco fa è stato detto che nella Scrittura è stato scritto esattamente eh, la città, la tribù eh, dove sarebbe nato il Cristo. E nella domanda che mi si rivolgeva la voce di uno che grida nel deserto, questa profezia che troviamo nel profeta più messianico della Bibbia, perché il profeta Isaia è stato colui che ha fatto più profezie e con dei dettagli veramente così precisi che poi vedremo anche nel corso di questa trasmissione, dove ci parla anche di colui che avrebbe preceduto il Messia, la voce di colui che grida nel deserto, che doveva preparare all'ascolto del Messia questo personaggio il Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti che poi troviamo esattamente nel suo messaggio quando gli viene chiesto tu ci sei quando le, le folle si raccolgono intorno a questo profeta che è stato lì nel deserto per tanti anni aspettando che la voce di Dio gli fosse indirizzato per eh, mandarlo come precursore del Cristo quando gli, gli viene detto ma tu ci sei e lui riferisce esattamente le parole che troviamo scritte e predette dal profeta più eh, quasi 700 anni prima. Io sono la voce di colui che grida, che grida nel deserto, addirizzate le vostre vie. E ancora oggi il messaggio del Cristo è un messaggio rivolto a popoli, a nazioni, ma che hanno un cuore deserto, una vita così eh, offuscata e opaca. Quasi che questo messaggio sembra ribalzare su un muro di gomma. Certo questo non ci frena e non ci ferma, perché grazie a Dio, nonostante tutto, il messaggio viene proclamato e anche l'altra voce intende proclamare il messaggio del Cristo. Tutte queste evidenze confermano la nostra vita nel caso ci fosse bisogno che Lui è il Signore. Cerchiamo con il suo aiuto di trasmettere questa verità anche a voi, cari telespettatori, attraverso l'altra voce. Quindi abbiamo già eh, in certo modo fatto riferimento a diversi libri profetici, Malachia per esempio è uno degli ultimi, Isaia ha citato poc'anzi il pastore Michele Romeo, c'è ancora eh, in Zaccaria per esempio si parla del puledro eh, o meglio ancora l'asino su cui Gesù eh, sarebbe montato, vuoi dirci qualcosa Antonio? Sì. Un solo versetto eh, che riguarda questa profezia, lo voglio leggere, Zaccaria 9:9, esulta grandemente o figliuola di Sion, manda gridi di allegrezza o figliuola di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto, è vittorioso, è umile, è montato sopra un asino, sopra un puletro d'asino. Questa profezia contiene un contrasto eh, di fondo, ma... Eh, non è così eh, spieghiamo eh, si parla di esultanza, di gioia di allegrezza di Sion, di Gerusalemme eh, di un re che viene eh, che questo re è giusto i termini ci danno anche il senso della regalità è eh, giusto è vittorioso è umile e eh, si sì prevederebbe una grande, un grande sfarzo per l'arrivo di un re trionfante di questa gioia. Invece poi c'è questo contrasto strano che viene questo re sopra un asino, un asinello. E questa è una delle più belle profezie riguardando Gesù, più bella e anche più chiara in quanto, più bella nel senso che Gesù ha avuto molti contrasti nella sua... Uh, esistenza su questa terra piuttosto che acclamato esultato il suo arrivo creava sempre difficoltà uh, tra i religiosi tra la, le persone piuttosto veniva rifiutato che uh, accolto con uh, esultanza invece 480 anni circa più avanti quando si realizzerà come spiega uh, l'evangelista Luca nel capitolo 19 quando si realizzerà alla lettera questa profezia che Gesù entra in Gerusalemme sopra questo puledro. D'asino si realizza l'esultanza delle persone, del popolo che esulta il re che viene. E anche in quell'occasione, unica rara, in cui Gesù viene accolto con gioia e con acclamazione, qualcuno dice eh, maestro, falli tacere, ma Gesù ribadisce in quell'occasione: dice: Se costoro si tacciano. Le pietre rideranno era un momento particolare in cui ci doveva essere gioia. Questo è anche un risvolto reale, spirituale per la vita di coloro che ricevono Gesù. Quando una persona riceve Gesù c'è esultanza, gioia, nessuno può fermare quella gioia e quell'esultanza che Gesù porta nella vita delle persone e questo è bello. Più chiara, nel senso che si realizza proprio come alla lettera in quanto. Gesù che entra sopra un puledro di asina, tutti quanti potevano vedere questo e chi conosceva eh, il libro di Zaccaria poteva vedere in Gesù chiaramente senza nessuna rivelazione particolare che eh, Gesù era in quel momento l'adempimento di quella profezia. E dicevo: il re giusti, giusto, umile vittorioso, sopra un asino perché l'umiltà di Gesù. Un animale che vi è adatto al lavoro, al servizio, in quale Gesù si dimostra nel suo ministerio terreno, ma la profezia è anche una proiezione futura, in quanto il libro dell'Apocalisse ci dice che il re trionfante verrà di nuovo, non più sopra un puledro di asino, ma è scritto in Apocalisse: che quando Gesù ritornerà di nuovo, verrà sopra un cavallo bianco, vittorioso, trionfante. Per accogliere la sua Chiesa. Abbiamo visto eh, alcune profezie, ma perfino il tradimento è stato un evento profetico. D'altronde non poteva non essere così, in quanto lo scopo del Messia sappiamo che era quello lì, di venire per dare la propria vita per l'umanità, per quell'umanità che l'avrebbe accettato. Ci vuoi dire qualcosa, Marcello? Sì, infatti troviamo nella nel Vangelo, il passo dove Gesù eh, dice le stesse eh, parole che noi troviamo scritte eh, nei Salmi, quindi mille anni prima di Gesù, questa profezia è molto tempo prima di Gesù e dove praticamente è espressa l'infedeltà. Ci sono due, due profezie in particolare che riguardano il tradimento di Gesù, una che esprime l'infedeltà e l'altra la corruzione, perché viene addirittura identificato il prezzo che, eh, per il quale fu venduto eh, il Signore, il Signore Gesù. E quindi vorrei leggere questo brano dal, dal Vangelo, quindi dal Vangelo di Giovanni. 13,18: Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto voi crediate che sono io il Cristo, e eh, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Così la stessa, lo stesso riferimento noi troviamo nel Salmo 41. E in pratica Gesù dice la stessa cosa che viene detta mille anni prima, quindi vediamo proprio la realizzazione di questa, di questa profezia, quindi viene proprio espressa cioè, l'atto infedele che viene commesso nei confronti di Gesù. Così come in Zaccaria troviamo eh, una profezia eh, dove l'uomo, il traditore, chiede il prezzo che è espresso in 30 sigli d'argento. E questo prezzo è il, la somma in danaro pagata uh, a Giuda Iscariota, il traditore, dai sacerdoti quando tradì Gesù. Quindi vediamo proprio uh, l'esatto uh, uh, adempimento delle cose profetizzate con quelle che si sono verificate. Per cui eh, niente eh, di più può confermare quanto sia a questo punto efficace, verace, la parola di Dio quanto, quanto sia determinante e come ogni cosa eh, è stata così vista nel piano che Dio comunque aveva progettato per l'umanità, che comunque sarebbe stato necessario anche se eh, il tradimento resta comunque una, un tradimento e guai a colui eh, che fa e che compie il tradimento, ma noi possiamo dire... E comunque in questo, eh, sotto questo aspetto eh, era necessario perché Cristo eh, è venuto per essere tradito, per essere portato alla croce affinché la croce risulti salvezza per gli uomini. Ma queste profezie, queste realizzazioni affinché noi possiamo avere fiducia nella parola di Dio, perché la parola di Dio è verace, è efficace. Quindi, eh, noi la studiamo e la approfondiamo e vediamo che essa eh, è sempre concorda in eh, qualsiasi momento, attraverso qualsiasi parallelo, qualsiasi passo. Passi che sono mille anni prima con quelli che sono mille anni dopo. Eh, troviamo addirittura dei riferimenti come appunto si citava, delle profezie che avranno adempimento nell'Apocalisse, quindi per cui. Ci sono delle profezie che avranno luogo ancora più avanti dei nostri tempi, ma che noi sappiamo sicuramente si avvereranno, perché tutto questo fa eh, eh, della, di noi eh, fiducia nella, nella parola di Dio, che noi riponiamo e noi crediamo fermamente, perché ogni punto della parola di Dio si adempirà, si compirà. Infatti Gesù stesso dice, nemmeno un apice della mia parola... Cadrà in terra, quindi tutto ciò che è stato detto, tutto ciò che Dio ha voluto rivelare all'uomo per mezzo della Sua parola si adempirà. Quindi sarà l'adempimento completo, la realizzazione proprio della parola di Dio. Beh, circa questo tradimento andrebbe approfondito: so che molti diranno, Ma allora Dio ha condannato Giuda Iscariota? Eh, non è proprio così, perché si parla di tradimento, ma non si parla profeticamente della persona. E quindi questo richiederebbe una trattazione ben eh, più ampia e chissà, forse in altre circostanze potremmo farlo. E continuando invece ad analizzare e eh, a comparare un pochino quelle che, eh, che sono queste profezie che hanno riguardato il Messia, nell'Antico Testamento naturalmente c'è anche un, un significativo eh, diciamo, accenno a quello che è la crocifissione. Eh, vuoi dirci qualcosa, fratello Antonio? Sì, è necessario leggere questa profezia del profeta messianico, come si diceva poc'anzi, Isaia, tanto sono belle e profonde le sue parole, almeno alcuni versi, per dare un senso di spiegazione. Egli è venuto su dinanzi come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo non aveva né forme né bellezza per attirare gli sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facevamo alcuna stima. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato e noi lo reputammo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come Pecro, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di tutti noi, maltrattato, Umiliò se stesso e non ha perse bocca come l'agnello, menato scan allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa non ha perse la bocca. Parole sublimi che ci fanno vedere le sofferenze morali e fisiche del Cristo il Figlio di Dio: questi termini disprezzato, abbandonato, uomo di dolore, eh, spregiato. Il senso è anche quando qualcuno passa, si nasconde la faccia, quasi, concedetemi il termine schifato, sembrerebbero termini appropriati per un criminale, un malfattore, un essere spregevole, e invece riguardavano il figlio di Dio, Gesù Cristo, in cui era venuto su questa terra per perdonare i peccati, per pagare il prezzo di riscatto dell'anima e del, di ogni uomo e invece lui venne trattato così come un malfattore fino ad essere crocifisso sulla croce. E la scena più bella è quella descritta qui, che nonostante tutti questi maltrattamenti che lui riceve, lui che era il figlio di Dio, poteva chiamare tutto l'esercito celeste e distruggere tutti gli uomini, con la sua parola autoritaria, invece lui... È stato come una pecora muta dinanzi a colui che la tosa. Questo ci fa ricordare anche la bella espressione del Battista quando al Giordano lo ha dita, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questo agnello di Dio Gesù Cristo, il Messia, che è venuto per redimere l'anima nostra e di tutti coloro che lo accettano, lo ricevono come Signore e Salvatore della propria vita. Gesù è venuto per riscattare la vita anche di tutti i nostri telespettatori e soprattutto di coloro che lo ricercano con tutto il cuore. Il quadro è abbastanza ed è completo e abbiamo visto fin dalla nascita una panoramica eh, diciamo, profetica, abbiamo parlato all'inizio di Bethlehem e strage degli innocenti, si è parlato del precursore Giovanni Battista e man mano siamo arrivati nel libro messianico per eccellenza, quello del libro del profeta Isaia, che da molti è definito il quinto Vangelo. Chiaramente si parla anche in maniera molto precisa per ciò che riguardava la sepoltura e soprattutto la resurrezione. A ah, Pastore Michele, noi mi vi chiediamo di concludere su questi punti. E infatti, eh, nel profeta Isaia c'è questa espressione: gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Quelli che venivano condannati al supplizio della croce chiaramente erano i peggiori criminali e questi criminali. Praticamente spesso non avevano nemmeno i parenti più stretti che si prendevano cura dei loro corpi, perché i parenti stessi avevano vergogna di questi loro congiunti che si erano macchiati di crimini così orrendi per fare una morte così eh, vergognosa, la morte sulla croce. E questi cadaveri che venivano eh, tolti lì dalla croce eh, venivano gettati un po' lì in una specie di fosse comuni. E praticamente non avevano nemmeno quel piccolo onore che si dà quando uno muore. In effetti, si dice che quando uno muore spia tutte le colpe. Per queste persone, per questi condannati, non c'era neppure questo piccolo onore. Dunque, Gesù, a Gesù gli avevano assegnata nella sepoltura la sorte dei malvagi, degli empi. Ma se gli uomini lo hanno disprezzato come l'hanno disprezzato, se lo hanno abbandonato anche i suoi più cari, Dio non poteva abbandonare il suo figliolo, colui che non abbandona noi, le sue creature, come poteva abbandonare colui che sulla croce sta adempiendo al grande piano il programma di Dio per tutta l'umanità. Allora ecco che mentre gli uomini gli assegnano la, la sepoltura tra i malvagi, ecco suscita... Dio suscita un uomo ricco, Giuseppe di Arimatea, il quale ha una tomba nuova, una tomba in cui nessuno è stato sepolto, e sappiamo ancora oggi quanto può costare, qual è il valore di un monumento in un cimitero. Ebbene, quest'uomo chiede a Pilato il corpo di colui che è ritenuto un infame e lo depone nella sua tomba, ma ho. Era una tomba comune o la tomba ricca alla quale fu assegnata non dagli uomini ma da Dio tramite Giuseppe il corpo del Cristo. È scritto nel Salmo 30, O Eterno tu mi hai ridato la vita facendo risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Non poteva esserci una tomba e non può esserci una tomba a ricordare il sacrificio del Cristo. Noi sappiamo che grandi uomini, grandi capi di religioni hanno dei luoghi in cui si vanno a visitare le loro ossa, si vanno a visitare le tombe di grandi personaggi. Grazie a Dio che non abbiamo una tomba da visitare, perché il Cristo di Dio è risuscitato. Il terzo giorno è risorto da quella tomba. E noi siamo felici di non avere un monumento da ricordare, ma siamo felici di testimoniare ancora oggi che il Cristo di Dio è vivente più che mai. Alla croce, Lui adempie, come abbiamo detto, il piano divino, ma su quella croce, come già stato detto, Lui porta i nostri peccati, le nostre malattie. Il castigo per cui noi abbiamo pace e possiamo assicurarvi, cari telespettatori, che abbiamo pace con Dio attraverso Gesù Cristo. Quella pace che noi abbiamo e che è costata il sacrificio del Cristo, è la pace che Lui offre a tutti gli uomini. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, non muoia, ma abbia la vita eterna. Perché non prendere questa grande opportunità? di salvezza il piano di Cristo così dettagliato come abbiamo visto così testimoniato del Vecchio Testamento così proclamato dalla Chiesa attraverso la resurrezione di Cristo, così testimoniato ancora dalla nostra modesta vita, vi viene presentato ancora a voi tramite questa, questo modesto messaggio per dirvi che c'è speranza, colui che fu disprezzato colui che morì, colui che è risorto lo fece affinché noi potessimo avere vita e vita abbondante. Quello che ci spinge a proclamare questo messaggio di salvezza non è un fatto religioso, è soltanto una realtà che vive nel nostro cuore. Sì, Cristo è risorto. Gloria a Dio per quella resurrezione che ci attesta e ci afferma ancora in questo momento che lui è presente perché siamo radunati e annunziamo il suo nome. A voi e a quando il Dio ci dà opportunità. Gesù è vivente, non vedete croci, questa è la ragione per la quale noi le croci non le adoperiamo. Ecco, lo facciamo sapere a qualcuno che magari si chiede, non vedo nemmeno una croce. Molti portano le croci. Gesù scese dalla croce, adoriamo un Gesù vivente. Bene, a questo punto vi annuncio già l'argomento della prossima trasmissione. Sarà una breve analisi comparativa fra l'antico e il nuovo, meglio fra il nuovo e l'antico, sempre relativo a Gesù. Quindi, a questo punto non ci resta che salutarvi ancora Antonio Romeo, Michele Romeo e Marcello D'Ambrosio, Remo Cristallo. Vi saluto col salutissimo Dio vi benedica.